Buongiorno a tutti, oggi iniziamo questo video col farvi vedere, a parte la mia colazione che quella non può mancare per darmi la carica, tutto il caos presente sul tavolo e devo essere sincera, manca ancora qualcosa. Questa è tutta una preparazione per iniziare con l'incartare i regali di Natale che devono, almeno questi, essere urgentemente consegnati entro domani. Inoltre vi faccio vedere una cosa carinissima che ho acquistato in un negozietto che vende tutto a basso costo, questi carinissimi cavallucci a dondolo in legno. Li ho acquistati alla modica cifra di 1 euro e mi sono piaciuti, li ho acquistati di getto perché mi sono piaciuti. Io amo tutto quello che è legno, soprattutto in questo caldissimo e bellissimo periodo natalizio. Però sì, li ho acquistati, ma non sapevo cosa farne. A questo punto mi è venuta un'idea che poi vi mostrerò. Finisco la mia colazione e ci vediamo dopo. Questo è uno dei regali che sto per confezionare. Andrà ad una bimba molto speciale che ama gli unicorni. Per lei l'agenda unicorno, io ve la mostro, già ormai penso che la conosciate perché chi va da Tiger questa l'avrà vista, stravista e rivista. È così. Ma io non gliela farò trovare all'interno della scatola così, bensì così, in modo tale che lei si divertirà a giocarci. E quando apparirà l'unicorno rimarrà a bocca aperta. In più, all'interno di questa confezione, oltre a questa agenda, abbiamo pensato di inserire questi colori, sempre presi da Tiger, questi altri colori a matita e questa simpaticissima penna, creando così un kit tutto per il disegno. E sappiamo benissimo che a questa bellissima bimba piace tanto disegnare. Ed ecco la confezione finita. Una semplicissima confezione, e per dare quel tocco in più, dato che lei è una principessa, ho voluto mettere questa corona realizzata da me in pasta polimerica. Adesso vi saluto e ci vediamo dopo con altri regali e altre idee. Ecco un altro regalo che mi è stato commissionato. Guardate dove andrò a confezionare questa tazza. Queste sono delle casette in cartone di pan di zenzero che l'anno scorso presi da Tiger, e se non erro erano una confezione fatta da 3 casette ad 1 euro. Questa adesso ve la faccio vedere, diciamo montata, e vi do un'idea perché forse si trovano anche quest'anno. Ecco come viene la casetta di pan di zenzero montata, Dio mio, messa in piedi, ecco. E adesso, guardate,
si apre e dal suo interno inserirò. Questa tazza. Ed ecco che la tazza ci entra perfettamente. All'interno metterò dei cioccolatini che mi sono stati consegnati, un bigliettino che anch'esso mi è stato consegnato già scritto, e poi ovviamente dopo aver incartato per bene la tazza, proprio per dare al momento dell'apertura e dello stracciamento della carta l'effetto wow, verrà ben confezionata, e poi al momento in cui viene chiusa la casetta il risultato è questo. Ecco un'altra piccola idea regalo. Ricordo che queste scatole pan di zenzero le trovate ancora oggi da Tiger al costo di 1 euro, e all'interno della confezione ne trovate 3. Ci rivediamo dopo. E con questo piccolo suggerimento, perché di decorazioni natalizie il legno se ne trovano tante in giro, alle volte non hanno nemmeno il gancino, e quindi tu, un po' come ho fatto io, rimani lì a pensare: ma cosa ci faccio, benché io sia innamoratissima dei cavalli a dondolo? Ecco che mi è venuta questa piccola idea. Ho preso un gancino a vite, l'ho avvitato, come vi ho fatto vedere, nel legno, ho messo dello spago, adesso farò un piccolo fiocco e questo andrà sul mio albero di Natale, ma possono essere realizzati anche per essere dei simpaticissimi chiudipacco, e essendo bianco, qualcuno di voi che ha più attacchi d'arte di altri può anche decorarlo e colorarlo a proprio piacimento. Io con questa mini idea vi rimando a un prossimo video e spero che questo sia stato di vostro gradimento. Ciao, ci vediamo al prossimo. Ciao.